Bene, salve a tutti ragazzi, qui Axo24 e benvenuti a questa 14ª parte della mia guida Pokémon Oro Heart Gold. Dunque, nella scorsa parte abbiamo battuto la capopalestra della città di Fiordoropoli, Chiara, e in questa parte proseguiamo appunto nella nostra avventura. Per fare ciò dovremo andare al negozio di fiori di Fiordoropoli e prendere l'annaffiatoio. Parlando con questa tizia ci darà un annaffiatoio. Vedete, dice che sul percorso 36 c'è un albero strano e noi non potremo spostarlo senza avere questo annaffiatoio. Lo mettiamo nella tasca strumenti base e usciamo dal negozio. Quindi proseguiamo in direzione nord rispetto a Fiordoropoli. Qui abbiamo già ricevuto Sparvi che consegneremo anche. E saliamo di qui. Magari usiamo la bicicletta. Strumenti base, bicicletta, assegna. Ok. E ora con la Y possiamo andare in bici. Per chi non ha visto la parte dove ho ricevuto la bicicletta, si guardi la parte numero 11, giro turistico, dove vi svelo tutti i segreti della città di Fiordoropoli. Nell'episodio 12 invece abbiamo partecipato alla gara Pigliamosche, che appunto si è tenuta qui nel parco nazionale. E guarda caso oggi è sabato, quindi avrei potuto ripetere la gara Pigliamosche, cosa che non farò. Qui prendiamo una ghicocca, se solo ci riuscissi, visto che sono in bici. Dai, ghicocca. E ghicocca blu. Ok. Ora, qui taglierò la lotta contro il Mongo Spasticone qui. Dopodiché scendiamo a sud. Evitiamo magari la lotta contro lo scolaro che si troverà qui. E qui troviamo l'albero strano di cui ci parlavano. Proviamo a interagire con lui e ci chiederà se vogliamo usare l'annaffiatoio. Rispondiamo di sì e appunto annaffiamo l'albero. Non gradisce l'annaffiatoio e ci attacca. What the fuck, un albero che ci attacca? Beh, perché in realtà è un Pokémon selvatico, ovvero Sudowoodo. Quindi è un buon livello, veramente un livello molto alto, livello 20 per essere al punto della storia dove ci troviamo. Tuttavia io non ho intenzione di catturarlo. Userò pistolacqua e lo buttiamo giù. Anzi no, uso colpo di fango. Così, a caso. Tanto sono super efficaci entrambi, stabbate entrambe. Ok. Gli riduciamo la velocità. Lui usa colpo basso. Fate attenzione perché questo Sudowoodo conoscerà l'attacco mimica e potrà, diciamo, imparare l'ultimo attacco che avete usato. Quindi se siete con un Pokémon di tipo drago, il che è improbabile, però vi fotte. Allora, ok, siamo a livello 22, non è male. E ora questa tizia ci regalerà il piantabacche. Con questo strumento potremo coltivare appunto le bacche, che vedete che ci saranno utili non solo nelle lotte, ma più avanti per fare un evento particolare, appunto le baccarancia. Per ora noi lasciamo perdere. Tuttavia, sono sicuro che più avanti serviranno molto. Ok, io vado ad Amarantopoli e fino a lì c'ero che devo proseguire verso sud. Anzi, prima però andiamo a consegnare Sparvi. Allora, non mi ricordo dove va consegnato. Un secondo. Ok, ha consultato la mia, scusate, sono raffreddato, la mia praticissima guida. Dobbiamo consegnarlo a un ragazzo sul percorso 31, quindi a est di Violapoli. Ah, qui c'è uno strumento che potrei anche raccogliere. Anzi, forse non ho spaccaroccia, esatto. Non fa niente. Il percorso 31 è quello, come ho già detto, a est di Violapoli, quindi andiamo subito. Immagino sia lui. No, non è lui. Allora è lui, vero? Sì, è lui per forza. Ecco, idiota. Solo che lui diceva un ragazzo, questo è un vecchio di merda, non è un ragazzo. Axo porge il Pokémon con il messaggio. Ok. Quegli Zubat, sempre loro, sempre loro. A proposito, devo ringraziarti e ora ci regalerà una MT, la MT44 è riposo. Yes, ho indovinato, sono un pro. Attenzione ai Pokémon. Non avete idea di quanti Pokémon ho incontrato per arrivare fin qui. E
torniamo a Amarantopoli, anzi, o meglio, al percorso che conduce ad Amarantopoli. O meglio ancora, torniamo nel varco dove ci hanno dato Sparvi e puff. Eccoci qui sul percorso 35 e entriamo nel varco. Parliamo con il tizio che ci ha affidato Spiro. Ok, ci regalerà un PS su. Perfetto. Questa era la nostra ricompensa per aver preso Spiro e averlo riportato. Vi ricordo che non siete obbligati a riportarlo, potreste anche fare i ladri e ve lo tenete. Adesso io non perdo tempo, ci rivediamo lì anche perché si è buggato tutto. Eccoci dove c'era l'albero strano, proseguiamo verso nord, anzi prima verso ovest, perché troviamo questo strumento che è un'iperpozione e a posto. E dopodiché possiamo anche andare in qui. Allora, abbiamo due strade che possiamo percorrere. Questa che è piena di lotte come la merda, mentre questa che c'è una sola lotta ma c'è l'erba alta. Ora io farò le lotte, però ovviamente le taglio come al mio solito. Ok, mi ha appena chiamato il tizio nel negozio di bici dicendo che abbiamo fatto abbastanza pubblicità e che ora possiamo tenerci la bicicletta, appunto. Quindi ora facciamo anche questa sfida, andiamo a fanculo queste due tizie, dopodiché arriveremo ad Amarantopoli finalmente. Sei proprio una persona simpatica, lotta con me? E se volesse lottare anche quella tizia? Sì, ok. Sono state due lotte piuttosto impegnative. Ora, qui ci sarà un altro psiche merdoso, lì ci sono delle gicocche o ghicocche. Entriamo al centro Pokémon di Amarantopoli. Ed ecco che arriverà Bill, non a caso sono entrato nel centro Pokémon. Vi ricordate il PC di 3 punti di domanda? In realtà questo Bill Gates, suppongo sia l'idea, è l'autore del sistema per depositare i Pokémon. Ovviamente, come dicevo prima, è un richiamo netto a Bill Gates, appunto, creatore di Microsoft. E nient'altro, ci curiamo i Pokémon. Ho messo al primo posto Scyther e andiamo nelle case a fotterci qualche oggetto utile. Allora, non mi ricordo sicuramente quali sono le case. Una è questa. Ok, e ci darà il ricerca strumenti. Uno strumento che ci sarà veramente utile, ragazzi, perché ci permetterà di vedere strumenti nascosti e spesso sono strumenti utili e rari, come dei rimedi particolari. Potrebbero essere caramelle rare, ma anche proteina, PS sua, cose del genere. Qui c'è una storia su Marantopoli, ma ve la racconto io. Allora, in pratica c'è la torre bruciata, la conoscerete tutti, no? È stata bruciata. C'erano due Pokémon su ciascuna delle due torri, e i due Pokémon non si sono più visti. Uno è Ho-Oh, non l'avrei mai detto, che per chi non lo sa è il Pokémon rappresentato sulla cover di Pokémon Heart Gold, quell'uccellaccio di merda. E nella torre bruciata adesso ci sono le tre bestie leggendarie che sono Entei, Raikou e Saikun. Questa è la palestra di Marantopoli, il capopalestra è Angelo, che possiede Pokémon di tipo spettro. Tuttavia noi non andremo ora a sfidare Angelo, visto che prima dobbiamo fare un'altra cosa. Per prima cosa entriamo nel teatro di danza, che immagino sia questo, esatto. Perché ora troveremo una recluta del Team Rocket che sta importunando una Kimono Girl. Ok, strampadanza è una mossa per quanto ne so io, eh. Frase che dissi nella mia vecchia guida Pokémon Oro Heart Gold di 2 anni fa sul mio vecchio canale. Questo avrà, immagino, un Koffing? Penso di sì. Vero che hai un Koffing? Sì, sono un genio. A livello 12, quindi facilmente stuprabile. Vai con Scyther, facciamo proprio un attacco d'ala buttato giù così. E boom! One hit knockout. Scyther non si ferma, amico. Hai avuto la meglio sul recluta Team Rocket. Ma che novità! Ok, sei il cattivo della situazione, brutto bastardo. Ok, e ora il gentiluomo che vedete là sotto. Sì, proprio lui, quello con lo Psyduck. Ci regalerà la MN di Surf. Con questa potremo appunto navigare sui laghetti che abbiamo visto in giro
e sono sicuro che ci sarà utilissima. Però per poterlo utilizzare fuori dalla lotta avremo bisogno della medaglia della città di Amarantopoli. Io adesso insegno surf a Quagsire perché è un'ottima mossa di tipo acqua. Potete vedere sopra la potenza di 95, la precisione di 100, quindi ottimo direi. Mi trovo nella stessa stanza di Sasha Grey, ok. Al posto di pistolacqua, visto che abbiamo già appunto come nuova mossa di tipo acqua surf. E siamo a posto, 1-2 puff, Quagsire diventa l'uso di pistolacqua, al suo posto impara surf. Dunque, nella prossima parte andremo alla torre bruciata per continuare la storia e sfideremo il capopalestra di Amarantopoli, che è Angelo. Quindi, per questa parte è tutto, noi ci becchiamo nella quindicesima, da Axo 24 è tutto, ciao a tutti!